Da una parte il mercato, dall'altro il secondo impegno ufficiale, quello di Team Cup di sabato prossimo a Brescia, per il quale è stato designato un arbitro di prestigio come Daniele Orsato di Schio. Il Pescara ha ripreso ieri pomeriggio gli allenamenti al Poggio degli Ulivi, oggi una doppia seduta, domani singolo al mattino e in serata amichevole al Mariani Pavoni di Pineto contro la locale formazione militante in Serie D e con la quale da mesi è in atto una proficua sinergia. Saranno impiegati verosimilmente diversi giovani e presunte seconde linee, visto che due sere dopo ci sarà la sfida di Coppa. Intanto la partita di domenica scorsa è stata tipicamente zemaniana. Nonostante i carichi di lavoro, il Pescara ha denotato una grande facilità nel costruire azioni e andare in gol. In 120 minuti, 5 reti segnate e 4 quelle annullate. D'altro canto è stata evidente la fragilità nella fase difensiva, con il centravanti alabardato Armà, che ha fatto il bello e il cattivo tempo, con una doppietta, una tripletta sfiorata e un gol annullato. Troppo, decisamente troppo anche per il Boemo, che si sa, per la fase difensiva ha sempre avuto una certa repulsione. Ma queste settimane dovranno servire per registrare qualcosa in vista del debutto in campionato con il Foggia. Giovamento potrebbe esserci per via del recupero di Campagnaro, che ha iniziato tardi la preparazione. Le note liete non mancano, Zampano e Mazzotta scendono tanto e regalano assist, Proietti denota personalità in regia, nel tridente ha brillato il baby dell'Atalanta Capone, mentre Pettinari conferma di aver iniziato benissimo la stagione, finalizza bene e alimenta una sana competizione con il potenziale titolare Ganz, il quale bene ha fatto anche egli domenica scorsa, entrando dalla panchina. Circa il mercato, sviluppi ufficiali si attendono, specie sull'asse caldissimo Ben Ali Sampdoria, al rientro del presidente Sebastiani in Grecia per vacanze. Il patrono biancazzurro ha però parlato nelle ultime ore con il portale Tutto Mercato Web. Il mercato? Siamo a posto, dichiara Sebastiani. Faremo qualcosa soltanto se uscisse qualche pezzo importante. Sul fronte delle cessioni aggiunge, sicuramente Biraghi, Zampano e Ben Ali hanno richieste e attenzioni dalla Serie A. Non è facile trattenerli. Il numero uno del Delfino conferma l'interesse per l'esterno Carlos Embalo, per cui sarà importante capire quali sono le intenzioni del Palermo. Sul fronte campionato afferma, esclusi noi, Bari, Parma, Cremonese, Empoli, Palermo e Frosinone hanno qualcosa in più, ma ogni previsione poi viene sovvertita sul campo, guardate alcune squadre che sono salite in Serie A. La chiosa è per la cessione della società. Novità? No, chi vuole comprare fa come ha fatto Cellino, con i fatti, ma a Pescara ci sono tanti chiacchieroni, vogliamo fatti e non chiacchiere.